vai. Ciao. Allora, benvenuto eccoli, a Jesolo, benvenuto in questo palazzetto. Metti in gabbia le nostre misse, ti do 5 minuti, sii buono. Lo so che per te è difficile. No, ma infatti la cosa incredibile è che dietro mi fanno: oh, è arrivato il prof. Ma no, il prof è quello che fa le domande cattive. Ma no, ma non è così. Ma forse hanno anche ragione loro, sai perché? Avete la bellezza, avete l'entusiasmo, avete l'età, quindi ma chi ve lo fa fare adesso mettervi qua a rispondere a delle domande? Vincenzo, ma chi glielo fa fare? Ma lo devono fare tu, Vincenzo. Lo facciamo. Al posto di Gianluigi. Faccio prego, va bene. Sono 5 minuti tuoi. Metti le miss in gabbia. No, ma non le metto in gabbia, voglio soltanto capire un po' queste giovani generazioni, no? Perché ma è interessante la cultura, siete arrivate ad un punto in cui fra un anno, io ve lo auguro, avrete modo di sfoggiare la grinta, la bellezza, l'età, ma la cultura è importante, ci credete davvero? Sì. Ci credi? Sì. Allora, vediamo di essere onesti fino in fondo, perché di là mi dite no, ma non fare le domande di cultura, perché altrimenti dopo cade tutto e rischiamo di vedere franare il percorso che abbiamo fatto. Cioè, se io per esempio, a proposito di distacco, se io dovessi dire borsa, per voi cos'è la borsa? Dai, ditemi seriamente. Cos'è? Se io dico borsa, che cosa ti viene in mente? Subito una griff. Sì. Però può anche essere la borsa di Milano. Oh, la borsa di Milano. E se io dico i mercati sono inquieti, qual è il mercato che ti viene in mente? Finanziario. Prego, vai, i mercati. Prego. Cosa sono i mercati, secondo voi? Vi interessano i mercati? Cioè, quando dico i mercati sono inquieti, il mercato di Porta Portese, sicuro. Perché quello è il mercato che forse vi può interessare. Però da queste cose dipendono anche questioni importanti che vi riguarderanno da qui a poco, per esempio il lavoro. Allora, fra pochi minuti una di voi diventerà una regina. Facciamo il gioco, io ve la metto già questa corona in testa e potete risolvere un problema. Il lavoro lo è, per esempio? Sì, è un problema. E come... No, avete la regina, avete un potere vero. Per risolvere il problema del lavoro, vai. Cosa faresti? Io? Sì. Prego. Beh, purtroppo in Italia c'è tanto problema di lavoro. In 5 minuti non ne potremo parlare, però essendo molto breve, visto che i giovani non hanno opportunità di lavoro, è meglio mandare in pensione quelli più anziani, no? Hai la possibilità da regina di risolvere il problema del lavoro. Come ha detto la mia compagna, purtroppo adesso ci sono tanti problemi nel lavoro, ci sono tante persone disoccupate e secondo me bisognerebbe cambiare qualcosa alla base, però è anche difficile e ragazzi come noi spesso tendono a fuggire dall'Italia e questo è un peccato. Senti, perché noi siamo la generazione. Ma le regine non esistono soltanto nelle favole. Ci sono dei paesi in cui le regine, i re, ci sono davvero? Oppure no? Sì. Nel mondo esistono dei paesi, per esempio? Inghilterra. Sì, in Inghilterra. Va bene. Ovviamente... No, stanno andando... Bene, facciamogli un applauso, perché comunque siamo davanti, paragone. Sono nella parte finale, non è mica una roba facile, ragazzi. Oh. Anche perché noi, ovviamente, giochiamo sul titolo... di regina, di mise, anche se qualcuno sta tentando di cambiare la Costituzione, non mettiamogli in testa grilli particolari perché l'Italia è una repubblica, per fortuna non è una monarchia, quindi, ed è importante il lavoro, come dicevamo prima. Qual è un altro problema, lasciamo perdere la pace nel mondo, qual è un altro problema di cui alla vostra età sentite un bisogno di cambiare passo, un problema per voi fondamentale? Vai, dalla 2, 22, 26. Prego. Valorizzare più i giovani e dargli più speranze. Speranza è una bella parola, sai, mi piace tantissimo. Prego. Per me un altro problema in Italia è la scuola. Brava. Facciamo un applauso agli insegnanti, per piacere. E in bocca al lupo ai nostri ragazzi che cominceranno presto, già lunedì. Prego. Sì, come diceva lei, anche tutelare... il pensionamento che è stato comunque ritardato e quindi è un po' un problema per molte persone.
E faremo, facciamo l'ultima domanda. Perché se ne parla anche spesso con Miss Italia, il tema della società multiculturale, multirazziale, e lo leggo alla parola speranza. E la speranza, ci credete, è un valore? Sì. Allora facciamo un bel applauso a queste ragazze, un bel applauso loro, che si meritano il titolo di regina. Loro e tutte le altre. Grazie mille a Gianluigi Paragone, La Gabbia, ricorda l'appuntamento. Ci vediamo mercoledì sulla 7, mercoledì sera. La Gabbia. Wow, ciao. Ciao. Ciao.